Ecco qua, speriamo che Carmela, che gestisce questo appartamento, non scopra mai come ho fatto questo video. Ho dovuto appoggiare una sedia sul tavolo della cucina e ho un barattolo di orzolo che mi tiene in piedi il telefono. Allora, Susanna mi dice che un amico l'ha chiamata dicendo: "Ma io perché mi devo mettere in trips, visto che vogliono il 5% e uno sconto del 10% per il cliente?" Quindi fa 15, siamo più o meno attorno alle commissioni delle OTA. Il discorso è questo. Intanto, prendiamo un cliente che ha 1000 euro per il tuo appartamento, passa per una OTA e a te ne arrivano più o meno 850, ok? Quindi c'è un 15% minimo, diciamo, di commissioni che vengono tolte dalla transazione. Spesso è di più, ma stiamo sul 15%. Con Trips te ne dovrebbero arrivare 950, ma noi chiediamo di dare anche uno sconto al cliente, quindi te ne arrivano 850. Perché ha senso essere in Trips solo da un punto di vista, da questo punto di vista finanziario, senza adesso andare a scavare mille altre motivazioni? Allora, innanzitutto perché questa è una fase, iniziale nella quale noi chiediamo uno sconto perché siamo svantaggiati rispetto alle OTA, dobbiamo trovare un, motivo in più per spingere i clienti a venire da noi e questo è lo sconto del 10%. Questo appunto non vuol dire che tra qualche anno, tu potrai non dare lo sconto al cliente e avere invece di 850 euro, averne 950, quindi avere un guadagno superiore. Questo è un po' il discorso di base a livello finanziario. Poi c'è da dire che se vai a vedere quanto costano veramente le OTA, il 15 è probabilmente il minimo. Ho fatto dei video dedicati ai prezzi delle OTA, insomma da Booking che prende 18 più adesso anche l'1.3 per i pagamenti, Airbnb che prende dal 3 al 5 più IVA più 12, 13, 15, addirittura 20 in alcuni casi al cliente se si guarda nel manuale, nelle istruzioni di Airbnb c'è scritto che arrivano anche al 20, quindi più il 3% di transazione con carta di credito in valuta diversa, insomma si può arrivare addirittura al 25, quindi di quei 1000 in realtà a volte te ne possono arrivare ancora meno. Il confronto di solito è 15% trips e 17, 18, 20 OTA, quindi in realtà te un 2, 3, un 5% in più ti arriva comunque, c'è comunque un vantaggio finanziario anche nella transazione con Trips. Poi in realtà il vantaggio di essere in Trips è quello di creare un'alternativa nostra che risolva anche tutta un'altra serie di problemi che abbiamo spesso elencato e non è solo un fatto puramente finanziario. Tu in realtà fai, come dire, un regalo al guest che è un regalo a Trips che a te però in realtà non costa perché comunque stai o guadagnando esattamente quanto nelle OTA o più spesso qualche punto percentuale in più. Tutto qua. Ciao.